La bambina era sdraiata supina in una sorta di culla da campeggio. Appena arrivati, ci siamo accorti subito che la bambina era morta perché aveva le mani e la bocca nere e non respirava. La mamma della bambina era sul divano, ferma, immobile, catatonica. Ha raccontato i motivi del decesso. Ha detto di averla lasciata sola per una settimana e quando era rientrata a casa aveva appoggiato la valigia nell'ingresso e l'aveva trovata così, immobile, e non aveva avuto il coraggio di toccarla. Questa tragica storia è stata raccontata da Maria Di Giulio, la poliziotta della Scientifica di Milano che la mattina del 20 luglio 2022 è intervenuta a casa di Alessia Pifferi, madre di Diana, 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata a casa da sola per una settimana. La poliziotta ha testimoniato al processo in corso a carico della 37enne imputata di omicidio volontario aggravato. Alessia Pifferi, per andare dal compagno all'F, Bergamo, ha lasciato la figlia a casa da sola per 6 giorni con 2 biberon di acqua e tè, senza preoccuparsi di lei o del caldo anomalo che aveva investito Milano. Quando è tornata a casa, Diana era morta. L'unica testimonianza fornita era quella della madre. Poi, in corte d'assise, è stato il turno dei soccorritori e degli agenti di polizia che si recarono a casa della donna. La loro testimonianza è stata raccapricciante, ha detto l'agente Di Giulio. La bambina era stesa su un materassino ed era in fase di decomposizione. Nella camera c'erano 20 di pannolini sporchi accatastati sul davanzale delle finestre chiuse e 20 di vestiti da sera della madre dentro a una valigia nella stanza. Il frigo era vuoto. Alessia Pifferi non chiedeva nulla della bimba, ma solo quali sarebbero state le conseguenze legali per lei. «Vado in carcere?» ripeteva. E poi «Io non c'entro niente, non l'ho uccisa io». L'agente e i colleghi hanno dichiarato che la donna ha mentito fin dall'inizio, affermando di non aver toccato la bambina. Ecco le loro parole. Alessia Pifferi, in realtà, secondo quanto stabilito gli esiti degli esami scientifici, aveva lavato la bambina già morta, le aveva tolto i vestiti, aveva lavato le lenzuola sporche, poi aveva messo tutto in lavatrice, quindi aveva ripulito la scena del crimine. Alla luce di questi fattori, il suo avvocato difensore, Alessia Pontenani, sta cercando di ottenere una perizia psichiatrica. I medici del carcere avrebbero concluso che Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale. In pratica è una bambina con un quoziente intellettivo tra i 6 e i 7 anni. La donna ha partecipato a tutte le deposizioni in aula senza far trapelare nessuna emozione. In uno stato di immobilità emotiva che sembrava quello mostrato ai soccorritori e agli agenti la mattina del 20 luglio. Il giudice, finora, ha respinto gli accertamenti sulla sua capacità di intendere e volere, ritenendo che sia perfettamente in grado di capire quelle che sarebbero state le conseguenze del suo comportamento e di stare in giudizio. Durante la settimana in cui abbandonò Diana da sola, Alessia Pifferi tornò un pomeriggio a Milano per un impegno di lavoro del compagno, ma non è tornata a casa per controllare la figlia. Come lei ha spiegato in seguito, la sua priorità era il compagno e stabilire con lui un rapporto solido. Anche Viviana Pifferi, la sorella, è convinta che Alessia sia in grado di intendere e di volere. È sempre stata presente a tutte le udienze. A Viviana e alla madre, Alessia, ha scritto una lettera in cui le accusava di averla abbandonata. Entrambe, assistite dall'avvocato Emanuele Dimitri, come parte civile, hanno risposto «Sono tutte bugie. Noi c'eravamo sempre, se avesse voluto. Ha sempre rifiutato il nostro aiuto quando glielo proponevamo».